lavoro a contatto con i manoscritti d'autore, ma in generale con i documenti, è estremamente emozionante. Archivi e biblioteche sono veri e propri giacimenti di cultura e di memoria scritta. Quando si inizia una ricerca si ha proprio il senso di avviare una ricostruzione, come quando un detective tenta di scoprire l'assassino. È una vera e propria avventura culturale. La filologia è la disciplina che studia i testi e, come dice la parola stessa, nasce dall'amore per la parola. I testi però sono stati composti da individui, quindi per studiare concretamente i testi e per capire da dove sono originati sono necessarie diverse competenze: le competenze del paleografo, le competenze del filologo classico, le competenze del filologo moderno, e poi sono necessari anche degli strumenti tecnologici che ci aiutano a capire meglio i documenti che ci sono rimasti. Ogni persona che quella pergamena, quel testo ha conservato, può aver lasciato una sua traccia, anche minima, di inchiostro sulla pergamena stessa. E quindi noi riusciamo a ricostruire tutti i passaggi, a volte anche gli spostamenti nello spazio e nel tempo che hanno compiuto i testi. E questo è veramente incredibile. Il passato di un libro è una stratificazione di interventi. Cioè sono tanti strati, tante fasi che noi cerchiamo di ricostruire. Dalla scrittura all'utilizzazione, alla decorazione, all'impiego successivo, alla distruzione a volte, alla disseminazione, alla dispersione, fino al ritrovamento e alla conservazione, alla tutela. Lo studio dei documenti ci fornisce delle informazioni che sono preziose, non solo per capire come il documento è stato elaborato, ma anche per il contenuto dei documenti stessi. Per esempio nel caso delle correzioni degli autori, non tutti sanno che Manzoni, per esempio, ha scritto il testo dei Promessi Sposi una prima volta, ma che poi l'ha riscritto, e riscrivendolo ha apportato moltissime correzioni, e che quindi per poter rileggere e venire a conoscenza della prima redazione del romanzo è necessario interpretare ciò che si legge sotto le cassature. In un laboratorio di digitalizzazione i compiti che si svolgono sono anzitutto la digitalizzazione della fonte, cioè l'acquisizione dell'immagine attraverso strumentazione sofisticata e secondo precisi protocolli qualitativi e standard qualitativi. La seconda fase è la metadatazione, che consente di associare all'immagine tutti gli elementi informativi che servono a identificare con esattezza la fonte e renderla ricercabile sul web. La terza fase è quella della post-produzione e poi la pubblicazione delle immagini digitalizzate e dei metadati, nel nostro caso sulla Digital Library del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica. Le nuove tecnologie consentono riproduzioni non invasive e quindi non dannose per l'oggetto, ad alta risoluzione, con la possibilità di una post-produzione importante che ci consente anche di rilevare dettagli che a occhio nudo, nell'indagine autoptica, noi non siamo in grado di esaminare correttamente. Quello che è cambiato è la possibilità di confronto. Prima potevi confrontare con un numero comunque limitato di manoscritti, perché andare a vederli dal vivo significa girare mezzo mondo. Oggi te li trovi a portata di PC. Cioè, è cambiato tutto. L'occhio è sicuramente addestrato, l'occhio del filologo, alla lettura delle correzioni, ma la possibilità di ingrandirle e anche di poter virare gli inchiostri, cioè di fare quel trattamento post-produzione che ci permette di capire se certe correzioni sono state apportate successivamente rispetto alle correzioni originarie. Un caso esemplare è costituito dal manoscritto dell'Infinito di Leopardi. L'Infinito è stato corretto un anno dopo essere stato scritto. La correzione effettuata con una penna che è visibilissima, perché è una penna più grossa, con un inchiostro più spesso, è stata effettuata quando Leopardi rilegge i testi che aveva già scritto e apporta delle correzioni. Quindi potremmo dire che nell'interno del manoscritto dell'Infinito vi sono più infiniti, cioè più testi relativi all'infinito, e studiarlo è sicuramente un lavoro estremamente affascinante.
Io amo e adoro proprio il contatto diretto con la fonte, con il manoscritto. Ci sono due cose che mi piace moltissimo fare nel mio lavoro. La prima è lavorare a contatto con i manoscritti, con i documenti, e poi spiegare ai miei studenti le scoperte che ho fatto. La sensazione più bella è quando si inizia una ricerca e si ha una tabula rasa davanti. E impone un lavoro di decifrazione, a volte molto minuzioso, a volte estenuante, complesso e talvolta davvero difficile, ma è anche una sfida intellettuale molto affascinante e appassionante. Si sa di essere come un bambino che va al primo giorno di scuola e inizia un'avventura.